Lungo tour abruzzese del ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova, che ha incontrato i cittadini a Chieti come coordinatrice nazionale di Italia Viva e successivamente i rappresentanti delle organizzazioni del mondo agricolo. Il tour si è concluso a Palazzo Corvo di Ortona, sede del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo e dell'Enoteca regionale. Qui il ministro delle politiche agricole ha potuto esporre la propria visione riguardo a questo mondo dinamico, espressione di un Made in Italy d'eccellenza, che ha detto ha però bisogno di una cabina di regia. Dobbiamo continuare ad insistere sulla qualità e sulla valorizzazione dei nostri vitigni. Per questo è utile sbloccare le risorse che devono andare a sostenere il settore e dobbiamo intervenire per portare sempre più innovazione e ricerca in questo settore e facendo conoscere ai consumatori a livello mondiale qual è la qualità del nostro prodotto. Noi dobbiamo fare più sistema come paese, perché ci sono tante produzioni, tante DOP, tante denominazioni di origine, ma dobbiamo metterle a valore, farle conoscere, perché questo deve portare redditività ai nostri produttori, perché se noi non incrementiamo la redditività non porteremo le nuove generazioni all'interno di un settore che è fondamentale anche per l'equilibrio del nostro sistema produttivo. Il presidente del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, Valentino Di Campri, ha poi spiegato al ministro quali sono le strategie che si stanno attuando per giungere a migliorare decisamente la quantità di qualità per essere più competitivi sul mercato. È necessario che il sistema venga riorganizzato attraverso innanzitutto una rivisitazione dei nostri disciplinari di produzione, che se da un lato ci debbono consentire di poter rivendicare con denominazione di origine controllata o IGT quelle produzioni di qualità che già lo sono ma che hanno solo un problema di rivendicabilità per regolamenti troppo stringenti in termini di quantità, da un lato, e dall'altro lato attraverso la riconoscibilità di territorio. La scelta che voi state facendo non solo io la supporto, io credo che noi dobbiamo individuarla proprio come una buona pratica. Perché a volte si va in giro per il mondo, si parla di tante distinzioni, di tante produzioni che alla fine non lasciano il segno. Noi dobbiamo saper fare sistema anche in questo.